Siamo qui a Ribamar, a 70 km da Lisbona, proprio sulla costa. Ieri sera ci siamo ricongiunti anche con il gruppo del Pullman, mentre il gruppo dell'aereo ieri è stato tutto il giorno a Fatima. E, la bellissima città di Ribamar ci ha accolto ieri sera quando siamo arrivati con una bellissima festa, canti e balli popolari. Il primo giorno, diciamo, ufficiale dei giorni della GMG, preceduti da questo gemellaggio che abbiamo fatto, bellissimo. Abbiamo avuto un pochino di occasione di conoscere un po' la chiesa di quella zona, che è la diocesi di Beja. L'entusiasmo dei ragazzi che hanno iniziato a condividere e a conoscere, a fraternizzare con altre culture, perché questa è una cosa neobella. Questo posto meraviglioso, Fatima, è affascinante di per sé, per quello che vuol dire per noi, la presenza di Maria nella chiesa, nel nostro cammino. Vederla così piena di giovani è meraviglioso. E portiamo qui tutte le persone che ci portano nella loro preghiera, quindi tutte le persone che ci hanno accompagnato e che ci attendono. Ci portiamo gli uni gli altri qui, portiamo le persone che più sono nella fatica e magari nella solitudine, e portiamo sempre la preghiera perché i ragazzi possano incontrare la bellezza, la loro bellezza e la bellezza che il Signore sa mostrare loro, per poter dire loro sì, come Maria, alla loro gioia e al Signore Gesù. Come vivi questo incontro qui a Fatima? Con che cuore lo stai vivendo? Allora, sicuramente con un cuore aperto, rivolto verso la Madonna di Fatima, questa prima tappa che ci porterà poi a Lisbona finalmente, e dove incontreremo il Papa. Quindi siamo belli carichi, tutti uniti, forti e rivolti tutti verso la Madonna di Fatima oggi. Com'è stato il viaggio e com'è stata la permanenza a Barcellona? Allora, il viaggio è andato tutto bene, abbiamo avuto molti momenti di condivisione e di conoscenza del resto del gruppo e anche molti momenti interiori di preghiera e di adorazione. Siamo qui a Fatima perché vogliamo prepararci con il vero incontro con il Papa a Lisbona, siamo carichi e vogliamo portare la nostra fede alla Madonna di Fatima. Questa piazza mi sembra ben accogliente e ci sono molti paesi del mondo che appunto ci aspettano e noi non vediamo l'ora di conoscere il Papa. Siamo qui tutti carichissimi e non vediamo l'ora. Un bacio, ciao!